Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac. Sedia rotante. Tac. Tu sei uno che spera che Berlusconi rimanga alla guida del Milan oppure ti auguri che arrivi un miliardario cinese? No, per me è più simpatico Berlusconi alle prese con gli italiani, col tifo italiano, così, però tutto sta diventando a sviluppo mondiale e quindi insomma anche il calcio sta seguendo questa cosa qui, perché adesso per esempio le automobili dove le fanno? Magari sono firmate da italiani, però che le fanno, non si sa, le scarpe, le canotte. E anche il calcio sicuramente ormai sta diventando l'interesse mondiale e i grandi investitori pensano di portare il calcio in tutto il mondo, quindi pensano a un affare, diciamo, intercontinentale, mondiale. E allora, sai, chi ha le visioni chiare sul mondo si cimenta anche nello sport, perché così è. Ti piace questo Milan, lo segui? Sì, lo seguo, insomma lo trovo un po'. Mi è simpatico l'allenatore, così umanamente, lo trovo un uomo sanguigno, sportivo, con dei principi sani, però ogni tanto lo trovo in sbattimento, un po' spettinato. L'ultima partita si è incazzato con Balotelli. Mi dispiace perché non è logicamente come il Napoli quando è in palla e come la Juventus, cazzo, la imbrocano sempre. È una squadra che quando la vedi giocare fa incazzare perché sono tranquilli, sicuri, sono forti, si trovano. Poi c'è dei campioni, insomma, tocca un po' per uno, la ruota gira.